clumsiest kid that ever fired a gun. Happy birthday, rat face. You're finally legal. You got balls, kid. You really got balls. And you got brains. This problem with your Uncle Paulie has gone on long enough, Jackie. It's time to take action. You're a dead man! You hear me? A dead man! All of the NYPD is behind me, Espicado! I own the NYPD! I'm just here for the clean air and the engaging conversation. Ebbene sì ragazzi, oggi piccolo gameplay di The Darkness. Iniziamo subito, ciao a tutti, e vediamo subito iniziare la partita. Allora, caricamento, attendere, nuova partita. Sì ragazzi, devo fare nuova partita perché ho provato a fare una partita in modalità difficile, in difficoltà difficile, e devo dire che il gioco è veramente tosto, in difficoltà difficile, quindi ho preferito, siccome devo fare il gameplay, ho preferito farlo in modalità normale, che già devo dire, insomma, ho provato un pezzettino anche in modalità normale ed è bello, bello tostino, però non tanto, insomma. Caricamento, io ovviamente ho già visto questi primi pezzi qui, così almeno riesco a non stare un po' in silenzio. Adesso ci sarà il nostro personaggio principale, che è Jackie Staccato, che è questo mafioso, questo scagnozzo di una banda mafiosa, che praticamente si trova invischiato in un problema, in dei casini vari col capo, con il classico padrino americano, e niente, oltretutto è suo zio Pauly, e praticamente siccome non ci sono dei soldi, sono sperti dei soldi, compagnia cantante, praticamente sto tizio inizierà a dargli la caccia e inizieranno un po' di problemi sia con la polizia che con la mafia in generale. Madonna, come guida questo. Cioè, poi proprio dove c'è la polizia, capito? Dove c'è la polizia deve fare un casino della madonna. Comunque, adesso qua non c'è niente da fare, quindi sto bello tranquillo, bello quieto a guardarmi il video insieme a voi. E niente ragazzi, per quanto riguarda questo gioco, l'ho trovato pochi giorni fa e sono stato veramente contento di averlo trovato, perché lo cercavo da un bel po'. Ho comprato già il secondo, come avete potuto vedere da un unboxing, però non avevo il primo. Allora il secondo ho detto, non lo gioco, aspetto di trovare il primo, e così da riuscire anche un po' a capire la storia. Niente, dalle prime impressioni che ho ragazzi di questo gioco è facile dire che è un gioco che è del 2007. È il 2007, è uno dei primi giochi usciti per PlayStation 3 e lo si nota tranquillamente. Madonna come guidi, madonna. Lo si nota veramente tranquillamente che è uno dei primi giochi per PlayStation 3, ragazzi, perché ha una grafica, insomma, non eccelsa, una sincronizzazione del doppiaggio abbastanza ridicola, insomma, una colonna sonora secondo me abbastanza discutibile. Poi ragazzi, calma, ho provato i primi 15-20 minuti di gioco, cioè mezz'ora al massimo, ecco, quindi mi baso un po' su quello che ho visto in mezz'ora. Comunque la colonna sonora della prima mezz'ora mi sembra abbastanza discutibile, le meccaniche di gioco, insomma, scontate, abbastanza classiche. Ovviamente in confronto alla demo del The Darkness 2 mi sono accorto che questo è veramente molto, molto indietro, nel senso che in The Darkness 2 l'interazione che noi abbiamo con le tenebre, con questi due serpentoni giganteschi che ci escono da non so dove, comunque dalla schiena, l'interazione è particolare, nel senso che noi potremmo fare delle cose ultra super uber fighe, tipo lanciare degli speroni di ferro, sgagnolare via la testa dei nemici. Invece qui ancora no, nel senso, per la prima mezz'ora ho visto che con la tenebra si possono fare ben poche cose, si può usarla come serpente per andare in giro e scovare dei posti nascosti, la si può usare per chiamare dei... cazzo, devo sparare qua, eh. La si può usare comunque per... qua comunque mi ricordo che minchia è un casino riuscire a sparare. Uiii, gay, ca... comunque, la si può usare per...
Cosa che stavo dicendo? Cazzo. Ah sì, la si può usare per evocare dei berserker, che sono questi animaletti piccolini, stronzissimi, ultra simpatici. E niente ragazzi, sicuramente non c'è l'interazione con le tenebre come ho visto nella demo del 2. Comunque ho visto che c'è un sistema di livellaggio delle tenebre, e quindi magari sapete, magari penso che oh mio Dio, che cavolo, penso che alla fine magari livellando le capacità e le abilità delle tenebre uscirà fuori qualcosa di meglio. Comunque, dopo questo piccolo cantiere Graves End, bel nome, un classico cantiere di copertura della mafia, pieno di operai armati fino ai denti. Dopo questo piccolo, diciamo, filmato di apertura del gioco, inizia il gioco vero e proprio, nel senso che adesso sarà il caricamento e inizierà il vero e proprio The Darkness. Infatti, titolone. Comunque è un gioco che consiglio, consiglio indubbiamente, perché vabbè, è da avere, da giocare, soprattutto è da giocare per potersi gustare il secondo, che secondo me deve essere veramente figo. Comunque questo qua ha una trama che prende, perché già la prima mezz'ora la trama mi ha catturato. Ovviamente ragazzi, risente tecnicamente il peso degli anni, un gioco del 2007, quindi non possiamo aspettarci chissà che roba, chiaro, no? Comunque è un bel gioco, da avere, da giocare. Minchia zio, ti è uscito l'osso dalla gamba. È un gioco che ne vale la pena recuperare ragazzi, ve lo consiglio. Comunque, andiamo avanti, vediamo un po' il nostro amico qua. Sì, no, non vo. Che pirla ragazzi, cioè ha l'osso fuori, capito, speronato, tutto distrutto, che praticamente, cioè, sentirà un male della madonna, e lui pensa ai $400 dei pantaloni. Brutto pagliaccissimo. Vai, dammi le pistole. Vai, stronzo, molla. Ecco ragazzi, i salti appena li ho visti, cioè prima volta che ho giocato The Darkness, ovvero ieri, e ho visto Jackie che saltava in quella maniera lì, e un po' anche la meccanica di gioco, secondo voi cosa mi è venuto in mente? No, ma ditemelo. Io non ve lo dico davvero, anzi, aspetto dopo ragazzi, perché c'è un pezzo dove... aspetta, andiamo di qua prima. Ecco, era lì, prendilo da là. No? Qua, ecco. C'è un pezzo dove praticamente saremo davanti a uno specchio, no? E praticamente io penso che voi lo indovinerete subito. Jackie! Lo indovinerete subito il gioco a cui ho pensato, perché, beh, è uguale. La meccanica è quella. Certo, questo qua è stato sviluppato non so per quanti anni, comunque non per tanti come quello, e già avete capito che gioco è. Vabbè ragazzi, dai. Qui ci sono i primi operai da far secchi. Mo li facciamo fuori, perché si stronzi, meritano di morire. Aspetta, mi abbasso, vediamo se riesco a fargli un'imboscata. Poi ragazzi, una cosa che mi piace di questo gioco qua è che non si può correre. Adesso magari che io non sono riuscito tanto a capire i comandi, ma ho provato un po' di... Uè, gay di merda, muori! Maledetti ragazzi, questi nemici in questo gioco qua sono veramente porca troia, finti proiettili. No, cazzo! Crepa bestia! I nemici sono veramente tosti. Cioè, la difficoltà di gioco ho notato che è bella... Oh, bella caliente la difficoltà, eh. Poi ho visto nella modalità difficile. Oh mio Dio, che io sono... So, di solito sono uno che il gioco... Ogni gioco lo inizia nella modalità quasi più difficile. Non tutti, però... Questo qui veramente, ragazzi, sono dovuto cambiare subito, cioè iniziare e basta, perché andava a finire che il gameplay sarebbe stato pazzesco. A parte che non so neanche se farlo il gameplay così, nel senso, credo ragazzi di fare il gameplay di questa parte qui,
E poi penso di niente, di non continuare con questo gioco. Continuerò ovviamente con Amnesia, poi ho altri giochi da fare dopo Amnesia, sicuramente per PC, belli, che mi piacciono molto, però ancora ovviamente devo giocarli. Vediamo se riesco a fargli una bella. Ma sono un pirla! Cazzo! Dovevo avvicinarmi un pelo di più. Vai, vai, ammazza. Porca, ragazzi, si rialzano in continuazione sti qua, eh. Sono fortissimi, guarda lì, ancora. Ma se ti rialzi ancora, non lo so, veramente chiamo un elicottero da guerra per buttarti giù. Ok. Non mi ricordo più ovviamente cosa stavo dicendo, ragazzi. Adesso vagherò un po' in giro, vediamo se. Continuate. Oh, Madonna. Ecco, ragazzi, le ombre fatte malissimo, però vabbè. Ecco, come divertimento, ragazzi, questo gioco qui siamo livelli discreti. Insomma, diciamo che io potrei benissimo farne a meno di giocarlo, tranquillamente. Lo gioco per la trama. Sicuramente, sicuramente 100% lo gioco per la trama. Ok, qui ragazzi notiamo che ben dopo già non so quanto che sto registrando, boh, 10 minuti, non lo so. Comunque ancora ci sono i titoli. Titoli che compaiono su schermo, vabbè, degli sviluppatori, tutta la gente che ci lavora. Ma sono un pirla, perché ho dovuto saltare? Adesso arrivano. Guarda lì, eh. Porca troia. Vai, 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 vai. Mazza, ma. Ragazzi, porca troia. Basta pochi colpi e già divento tutto rosso. Motherfucker. Ma che cazzo. Ah, comunque, dicevo. Credo di fare questa prima parte qua di The Darkness. Giusto, ragazzi, per darvi un'idea del gioco. Un consiglio, così, capito? Ne parliamo un po' insieme un attimino mentre ci gioco. Ma proprio un video così semplice, semplice. Poi ho in mente di finirlo questo gioco qui, senza fare tutto il gameplay, ragazzi, perché diventa noioso. Poi non è un gioco che è proprio adatto per un gameplay, perché è pieno di dialoghi, da quel che so, e, insomma, diventa un po' noiosino, eh. E poi è un action più che un horror, capito? Non è proprio adatto ad un gameplay. Poi comunque ovviamente continuerò a fare la mia infanzia videoludica che devo fare un episodio, ragazzi, porca cacchissima. E ce l'ho in mente da tantissimo tempo, un bel episodio abbastanza grossino. Non trovo mai il tempo di farlo, porco Giuda, però vi prometto che farò veramente molto molto presto. Prima di andare via sicuramente. E poi Amnesia, continuerò un po' tutto. Ecco, anche questo gioco qui. Adesso. Ragazzi, ovviamente scusate se non parlo in modo scioltissimo, ma sto giocando, quindi lo finisco sicuramente questo gioco, non so in quanto tempo, magari dovrò aspettare fine luglio quando torno dalle vacanze per finirlo, non lo so. Comunque, ecco, comunque dopo che l'ho finito, indubbiamente inizierò The Darkness 2 e anche in quel caso farò dei video. Sicuramente il video di apertura del gioco, come in questo caso qui, un po' i miei pareri iniziali sul gioco, magari lo gioco mezz'ora da solo e poi faccio il video e vediamo un po' anche i miei primi pareri, facendo anche un piccolo confronto magari tra questo e quello. Ovviamente quello di Darkness 2 sicuramente è superiore, normale, anche 5 anni di differenza. Fanculo! Crolli rappoli, ragazzi, quel brutto stronzo. Ah, qui l'ultima prima volta che l'ho visto. Porca puttana, happy birthday! Suka, c'è una bomba! Ecco. Un'esplosione fatta con i piedi. Vabbè, comunque. E poi non siamo mai stati d'accordo su come dovevano essere fatte le cose. Polly took the business into selling drugs, working side by side with the cops. When I was growing up, the family had codes. We did business. We looked out for the people. I believe we ought to honor those codes. Now, Paulie, he's just a parasite. Wants to bleed me dry.
Ragazzi, la voce di Jackie, sì, oltretutto sembra che sia continuamente sottoposta a delle purghe. Sembra che abbia costantemente un dito nel culo, però vabbè. Porca troia, dove cavolo? Ah, vai, 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 vai. Aspetta, aspetta, aspetta. Voglio capire da dove. Ma che cazzo, ragazzi? Madonna, vai giù, vai giù. Non mi ricordavo più che erano sopra lì, perché prima volta che ci ho giocato, beh. Sono corso direttamente dentro la porta e. Ah sì, qua siamo nel cimitero, è vero. Ecco, mi ero fermato qui, ragazzi. Scenderà la tenda. Mi ero fermato qui, quindi adesso non so che cavolo ci sarà da fare. Allora, ora mi dovrò concentrare un pochino di più, eh. Dove cavolo sono? Oh, porca! Cazzo! Madonna, ragazzi, ma quanti sono? Ah no, beh, sono solo due. Sì, ma... Porco cane, ma che cavolo? Oh mio Dio, ragazzi, arrivano dai muri. Ma sono tutto rosso, qua muoio, eh. Qua muoio. No, ho finito i proiettili. Cosa? Cosa? Oh mio Dio, ragazzi. Oh mio Dio, come cavolo faccio adesso? Oh, adesso come cavolo faccio, me lo dite, a ammazzare questi tipi senza proiettili? Porca. No, non voglio morire, morirai tu alla svelta anche, però non so come. Maledizione, giusto? Mira, mira veramente stupenda di questi nemici. Ma cosa? Non mi ha neanche preso. Porca. Vai, 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 vai. Ammazzalo. Ammazzalo di botte. Bella, bella. Più due proiettili, su. Dai. E qua c'è il coraggio. Ancora? Porca. Poi io la mira la sto prendendo malissimo, nel senso che miro alle gambe. Porca puttana. Brucia l'inferno e staccato. Come no? Dai, dai, su, venite avanti, eh? Eh no, rimanete indietro, eh? Brutti codardissimi, non avete le palle per venire avanti, eh? No, cazzo ancora. Porca troia. Vai, 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 vai! Figata! Porca troia, scappa. Bella, bella, bella. Ammazzalo, ammazzalo. In testa proprio. Boom! Dai. Ecco. Finiti? Ah, alla buon'ora. Porca miseria, che roba. Allora, ma qui che devo fare? Dove devo andare? Di qua. Bene. Ah, ecco. Ah, no, no, ma io l'ho fatto sto pezzo, ragazzi, qua c'è lo specchio, che cazzo di... sono fuso, sì, sono fuso. Qua c'è lo specchio, figurati, mi sono fatto tante di quelle ghignate pensando al gioco... Sì, che l'ho fatto. Prima che si faccia male qualcuno? Cosa? E chi si dovrebbe far male? Vediamo, dai! E te l'ho detto io, pirla. Prima che qualcuno si faccia del male. Ma che cosa? Che cazzo vuoi fare? Ecco, ragazzi, aspettate che ve lo faccio, eh. Oppla! Ora ditemi qual è il gioco. Allora, ok, il salto è diverso. Perché il gioco che mi sto riferendo io salta con le gambe proprio... con le gambe piegate, proprio. Boing, 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 una cosa pazzesca. Invece questo qui con le gambe unite. Oh cazzo. Ah no no no, questo pezzo qua me lo ricordo. Sì, sono arrivato fuori. Cioè, sì, sono. Ho finito fuori dai bagni. Quindi, ragazzi, finirò anche questo gameplay fuori dai bagni, eh. Non vado avanti più di così, anche perché mi sa che è già passato un botto di tempo. Catroia. No, comunque sì, sto pezzo l'avevo fatto e come? Cazzo. Lo specchio, voglio.
Come faccio a dimenticarmi lo specchio? Tutte le risate che mi sono fatto a pensare al caro. Al caro, sapete voi, al caro chi? Dai, muori. Bravissimo. Cavolo succede, ragazzi? Attraverso di te io nasco. E poi, ragazzi, ovviamente con la tenebra è più bello. Ecco, adesso c'è la nascita della tenebra. Della tenebra. Anche se nel 2 è fatta molto, molto meglio. Fantastico, ragazzi. Cattiveria. Cattiveria allo stato purissimo. Fantastico, proprio. Prendilo! Sì. Ecco, ragazzi, questa qua è la modalità, quella che potete usare con la tenebra per trovare i posti nascosti. Gli ha mangiato la faccia. Che male. Madonna, guarda. Tutto qua ha aperto pure un barco. Io queste cose qua non posso farle con la tenebra. Nei filmati ovviamente si possono fare. Vabbè, ragazzi, vabbè. Non sei altro che il mio burattino. Ma col cazzo. Eh no, purtroppo sì. Va bene, ragazzi. Ecco, ero arrivato qui da solo e arriverò qui anche con voi. Ora andrò avanti magari un pochino. E niente, ragazzi, vi ringrazio per aver visto il video. Ovviamente commentate se vi va, lasciate un voto, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Fatemi sapere ovviamente se vi interessa vedere qualche altro video di The Darkness. E niente, ragazzi, rimanete sintonizzati perché ci saranno tanti nuovi video. Grazie a tutti della visione, da Dexter è tutto,